E siamo molto felici perché è l'ennesimo risultato di un'azienda che dimostra coraggio, dinamicità e la voglia di venire incontro ai cittadini. Oggi più che mai la sfida è proprio la prossimità, il PNRR ci sta consegnando questo obiettivo e noi oggi diamo un segnale concreto di vicinanza ai cittadini di questo territorio straordinario che è il territorio dei Nebrodi, confortato anche da un numero importante che è il flusso che abbiamo avuto l'anno scorso dei pazienti di questo territorio, di quasi 1500 persone che sono venuti a ricoverarsi da noi, e quindi da oggi noi vogliamo portare le nostre migliori professionalità in questo territorio per un'attività ambulatoriale di grande pregio. Allora, il Palamangano si arricchisce di una nuova attività, oggi apre il centro medico MM, un progetto su cui avete lavorato con tanto impegno per portare una sanità diversa, incrementare l'offerta sanitaria sul territorio di Sant'Agata e dei Nebrodi. Diciamo, oggi noi ampliamo quello che esiste già sul territorio portando altre branche o comunque servizi per dare un sollievo anche alle persone che hanno bisogno. E di questo siamo contenti e felici di dare il nostro supporto. Sì, ho scritto che sono orgoglioso e devo dire sinceramente anche un po' emozionato, perché chi mi conosce sa che io ho vissuto la mia infanzia, la mia adolescenza, ho i miei affetti qui a Sant'Agata, conosco quindi abbastanza bene il territorio di Sant'Agata e dei Nebrodi, e quindi oggi inaugurare un'iniziativa che come obiettivo ha soprattutto quello di avvicinare l'ospedale, un centro che consideriamo oramai di eccellenza come quello del Giglio di Cefalù, a un territorio appunto dei Nebrodi, mi riempie veramente di orgoglio. La neurologia è molto importante, tant'è che è presente in questa iniziativa, perché tantissime malattie neurodegenerative sono difficili da curare, sono sempre più complesse, ce ne sono sempre di più. Parlo per esempio di tutti gli ictus, l'Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi multipla, tantissime malattie traumatiche, infettive, insomma ci sono tantissime patologie. Allora, questo punto per noi rappresenta un'opportunità per mettere a disposizione le nostre competenze. Abbiamo tantissime attività cliniche, ma tantissime ricerche sperimentali con i nuovi farmaci e diciamo, tra l'altro la neurologia è molto propensa per una telemedicina che potrebbe essere il futuro dei contatti dei pazienti con la nostra attività. Quindi siamo contenti di essere qui e non vediamo l'ora di poter partire e iniziare a lavorare qui a Sant'Agata di Militello. La Fondazione Giglio ha molti pazienti di questa parte del territorio messinese, e quindi saremo noi da Cefalù a venire qui sul territorio di Sant'Agata di Militello in modo da poter offrire le stesse competenze e le stesse prestazioni ambulatoriali che si svolgono a Cefalù ai pazienti che con difficoltà possono raggiungere la cittadina normanna e l'ospedale Giglio. E quindi svolgeremo le nostre attività ambulatoriali, ovviamente non quelle di chemioterapia, ma le visite di controllo per chi ne avesse necessità o le prime visite per chi abbia necessità di fare una diagnosi tempestiva. Per cui svolgeremo le attività ambulatoriali di visita e anamnesi oncologica con la programmazione anche di percorsi terapeutici da svolgere ovviamente in regime di ricovero ordinario o anche di The Hospital Day Service, anche alla nostra Fondazione Giglio. Oggi siamo lieti di ospitare questa bellissima sinergia con il Giglio e sempre più ci proponiamo come centro per il benessere, quindi possiamo occuparci tanto delle questioni prettamente sanitarie, ma anche e soprattutto, per quello che mi compete, della parte sportiva, quindi veramente a 360 gradi. Abbiamo anche un centro benessere.